misure troppo blande, la Campania doveva essere arancione. E l'opinione prevalente dei cittadini di Torre del Greco dopo l'annuncio di ieri sera del Premier Conte. In molti si aspettavano che il nuovo DPCM attribuisse alla nostra regione un livello di criticità alta, con relative misure più restrittive. Ma, nonostante i numeri alti, la Campania resta nella fascia di rischio più bassa. Abbiamo ascoltato le opinioni e le preoccupazioni dei torresi. In pochi, fra gli intervistati, sono realmente sollevati e rassicurati dalle nuove misure. Campania zona gialla, quindi con rischio basso. Cosa ne pensa? Cosa ne pensi? Che qua siamo un disastro. Non per quanto per me, per tanti giovani, poveri ragazzi, nei negozi, ci stanno mettendo in croce proprio una cosa spaventosa. Io non lo so più cosa, ecco qua. Mi vado a comprarmi perfino le mascherine per sopravvivere qua. E fra poco mi mancheranno pure i soldi per comprarmi le mascherine. Qua nessuno ti aiuta, questo è il problema. Fanno solo chiacchiere, chiacchiere, ma non si risolve mai niente. Non sono per niente d'accordo. Quindi pensa che le misure non siano sufficienti? Assolutamente no, per me è l'arancione la zona. La Campania è in zona gialla, cosa ne pensa? Che dovrebbero fare arancione. Quindi pensa che le misure non siano sufficienti? No. È preoccupata? Molto. No, non sono preoccupata per le misure, anzi mi aspettavo di peggio. Spero che questi ragazzi comunque, dobbiamo dire il governatore che dice per farli ritornare a scuola, che almeno loro insomma stanno più sereni, insomma vivono una vita sociale diversa da quella da casa. Speriamo in bene. E pensa siano giuste per contrastare l'epidemia? Non direi, per contrastare l'epidemia secondo me dovremmo stare tutti a casa, perché in ogni caso comunque ci sta un pericolo di contagio, quindi così si rischia lo stesso. Un'ottima soluzione, si può fare, è un buon compromesso, sperando che rimanga tale. Quindi pensa che le misure siano adeguate alla situazione epidemiologica? Sì, con un po' di buona coscienza da parte di ogni singolo cittadino e con una buona amministrazione oculata si può andare avanti così. Campania da ieri in zona gialla, cosa ne pensi? Beh, penso che forse la misura è stata un po' troppo cautelativa. Cautelativa nei confronti dell'interesse politico, penso. La situazione qui è grave, è pericolosa e penso che meritavamo almeno la zona arancione. Quindi sei preoccupato per le nuove misure? Sono preoccupato per le nuove misure, le ho viste un po' blande. Penso che il Ministero della Salute abbia, diciamo, messo in campo un criterio oggettivo che, diciamo, permette alle varie regioni di entrare nelle varie zone. Ci fidiamo del Ministero della Salute, ci fidiamo del CTS, quindi speriamo di non aggravare la situazione, speriamo di rimanere sempre nella zona gialla e quindi che non dovremo assistere a nuove chiusure. E speriamo che la cittadinanza si renda conto che se effettua il proprio dovere, diciamo, la condizione non peggiorerà e non andremo nella zona né arancione né tantomeno la rossa, che è abbastanza pesante come cosa. Quindi non sei preoccupato per le attuali misure? No, non sono preoccupato nel senso che pare non sia cambiato nulla in Campania. Poi aspettiamo venerdì, che è il giorno in cui De Luca emana le ordinanze, per capire cosa sarà integrato rispetto alle misure. Non è che io non sono preoccupato delle misure, io mi fido di chi ci governa. Io sono preoccupato del fatto che potremmo arrivare forse a Natale in una condizione in cui dovremmo assistere a misure più restrittive che potrebbero essere per il commercio locale un vero dramma. Questa è la mia preoccupazione. Non sono d'accordo con tutte queste problematiche che abbiamo. Non mi sembra il caso, dovevamo fare qualcosa in più. Infatti De Luca lo ha detto a chiare lettere. Quindi lei è preoccupato per le nuove misure? Sì, sono preoccupato. Naturalmente sono condizionato anche dal risvolto socio-economico, però in termini di salute sono preoccupato.